Allo, buenos días, buongiorno. Il fatto di questi giorni è che iniziano tutti con questa nube grigia che non si capisce che cosa voglia spiegare, soprattutto, ma il sole a una certa arriverà e il caldo cosa sta facendo? Cosa aspetta? La mia merenda. Ok, andiamo all'orto. Ho tolto le fave nella serra, non so se l'avevo già fatto vedere. Qua dietro di me non c'è più niente in terra. Ora queste sì, questa è roba che sta andando a fiore, va tolta. Ma nella prova d'accanto ho messo i peperoncini, tutti i peperoncini. Questo rumore è l'impianto di irrigazione. A goccia che è partito, sta togliendo l'aria. Non so se è una cosa regolare, perché mi sa che lo fa solo lui. Vi ricordate la proda degli zucchini? Qua ci sono degli zucchini che stanno crescendo. Non è che siano poi sta gran bellezza, però stanno crescendo. L'unico problema è che si sta presentando un po' tutta dell'erba qua nel mezzo, quindi bisogna dare una bella zappettata, una bella sistemata. Piovendo un po' troppo in questo periodo, e siccome il mio terreno è molto umido, c'è molta umidità al di sotto del terreno e quindi l'erba cresce in un modo impressionante. Dato dal fatto che io non sto usando pacciamatura, questo mi crea un casino incredibile. Quindi mi devo perdere parecchio tempo a stare dietro a questa cosa. Ho una specie di soluzione: queste patate non vorrei rincalzarle, ok? Le altre le voglio rincalzare perché voglio coltivarle nel modo classico e poi fare una specie di comparativa. Queste voglio provare a non rincalzarle e a utilizzare una pacciamatura. Però qual è il problema? Io mi ero preparato un prato fatto di materiali appositi da usare come pacciamatura, solo che poi nel mezzo c'è cresciuta un sacco di erba normale, quindi poi se la utilizzassi andrei a riseminarne un casino e quindi farei peggio di prima. Dunque, quello che farò adesso è pulire tutta questa proda di patate e poi successivamente seminare una specie di pacciamatura verde, qualcosa che mi cresca all'interno di questa proda, insieme alle patate, per esempio le fave del favino. Ne ho ancora parecchi di semi di fave, non so cosa farmene. Le seminerò qua, che siamo ancora abbastanza in tempo, non è troppo caldo per seminarli. Appena raggiungeranno una dimensione più o meno uguale a quella delle patate o anche leggermente di più, li sfalcerò tutte le fave che sono spuntate e utilizzerò il fusto appunto come pacciamatura direttamente. In più le fave sono leguminose, quindi mi vanno a fissare l'azoto. È un esperimento abbastanza interessante, potrei anche mescolare con dei piselli, ora vedo un po'. Però intanto devo assolutamente pulire questa zona perché da questo lato soprattutto, non so se lo vedete, c'è venuto un sacco d'erba qua nel passaggio, quindi devo operare. Mi porta via un po' di tempo, ma se mettiamo Barbero, è un bel podcast che ci tenga compagnia, si fa presto, quindi. Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ragazzi, mi sono nutrito perché il lavoro è durato un po' di tempo e quindi Ma nel mentre ho preso le fave pronte per essere seminate intorno alle patate, sperando che questa cosa abbia un senso. Niente, iniziamo. Oh.
Ho appena finito di seminare le fave intorno alle patate e niente, sinceramente sono un po' emozionato per questa cosa perché è un'evoluzione sensata della coltivazione della patata, perché la rincalzatura è una lavorazione tutta molto complicata, è un casino, mentre basta seminare magari due file, basta, da vedere, perché ora proverò e poi vi farò sapere, vedremo insieme. L'unica cosa che mi preoccupa è che le problematiche magari delle due si possano fondere in una grandissima problematica. Per esempio, le fave, come ben saprete, attirano un sacco di afidi qua da me e quindi non vorrei che mi attirassero gli afidi e poi mi passassero gli afidi anche le patate e poi dopo così è tutto. Ok, vabbè, in caso farei dei trattamenti, però magari se non succede è meglio. Quindi niente, questo volevo dirlo anche a voi, così magari ci fate un po' attenzione se le coltivate insieme. Ragazzuoli, colgo un po' di rucola e già che colgo la rucola, colgo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi a questo canale se anche voi volete partecipare alla meravigliosa vita di campagna Joelle Poppe. Non sopporto la gente che nomina la campagna come se fosse un qualcosa di materiale, definito, tangibile, come se fosse qualcosa che inizia e finisce definita, cioè c'è una campagna che questa è una campagna, poi ci sarà un'altra campagna. La campagna è campagna, cioè quando esci da là fuori dalla città c'è la campagna in generale. Dovrei solo pensare a raccogliere la rucola. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa riflessione sulla campagna e se anche voi avete una campagna ben definita. E solitamente mi fa molto ridere perché è la gente che non ci vive in campagna che definisce la campagna come se fosse una cosa anche sua. Io ho molti amici cittadini che dicono perché sono stato nella mia campagna. No, non è che è tua la campagna dove sei. Che è un po' una cosa effettivamente che fa riflettere. Siamo un po' meno egoisti. La campagna è di tutti, non è tua, mia, sua. La campagna è la campagna, poi ho un pezzo di terra nella campagna che lo coltivo, che poi non è nella campagna, è in campagna. Questi sono i miei problemi essenziali. E ci siamo a casa perché oggi c'è esce il primo vlog, quindi devo fare la premiere con voi e quindi io direi che ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao.